Yes. Ciao Francesco. Ciao. Ciao, ciao Francesca, dove siete? Che condizioni avete? Guarda, siamo inaspettatamente con poco vento, quindi purtroppo l'arrivo si sta facendo più lungo del previsto, però insomma stiamo anche meglio se fa un po' più caldo rispetto a qualche giorno fa, quindi insomma non ci lamentiamo, dai. Dopo 17 giorni in mare, tutta la stanchezza accumulata. Sì, no, bello peso. Com'è stato il tuo primo Cap Horn, Francesca? Delle emozioni, delle sensazioni? Guarda, sicuramente Southern Ocean è stato molto molto duro, quindi arrivare a Cap Horn è stato un sollievo, nel senso che comunque sapevamo che quello era un po' il confine, diciamo, di uscita del Southern Ocean, quindi sicuramente sollievo per tutti, un grande obiettivo raggiunto. E a livello di team abbiamo fatto una tappa secondo me eccezionale, nel senso che comunque siamo giovani, però abbiamo fatto veramente delle cose ottime. Altri team hanno avuto danni, hanno rotto, Manfred ha rotto la randa, Vestas ha rotto l'albero. Vabbè, Scallywag purtroppo ha avuto un altro tipo di problema, però noi siamo riusciti a mantenere l'equipaggio intero e la barca intatta, quindi sicuramente scelte giuste, scelte magari ogni tanto cercavamo di andare più piano per preservare la barca, però abbiamo fatto penso un'ottima regata fino adesso. Il Southern Ocean te lo immaginavi così, oppure diverso, più duro, meno duro? Ma guarda, purtroppo me lo immaginavo così, nel senso che comunque un po' dai racconti di chi c'era già stato, un po' dai video che avevo già visto, comunque sapevo che ci sarebbero state delle onde incredibili che non avevo mai visto prima, e sapevo che la vita a bordo sarebbe stata difficile, nel senso che anche sotto coperta per vivere, per fare qualsiasi cosa è comunque difficile. Siamo tutti un po' acciaccati da qualche caduta, da qualche botta, quindi diciamo che è un mare, un oceano che ti dà tante botte, quindi quando poi arrivi a Cap Horn sei abbastanza contento, ecco. Hai sofferto tanto il freddo? Sì, faceva tanto freddo, abbiamo avuto temperature anche al di sotto dei 2 gradi, sia dell'acqua che dell'aria, quindi la barca è una barca molto bagnata, anche se è costruita per le regate oceaniche, comunque l'acqua in coperta è tantissima, e quindi col fatto che comunque l'acqua è meno, cioè, a meno di 2 gradi, anche attraverso gli stivali proprio senti il freddo che ti entra dentro nelle ossa. Adesso stiamo navigando tranquilli con 10 nodi di vento e più di 20 gradi, però non siamo ancora abituati penso che ci stiamo ancora riscaldando le ossa, perché 20 gradi non sembrano 20 gradi, sembrano molti di meno, quindi mi sa che il corpo sta cercando di immagazzinare il più possibile. Senti, Francesca, qual è stato il momento più bello e quello, diciamo, più negativo di questa, finora, di questa Leg 7? Bah, sicuramente il momento più bello è stato il passaggio a Cap Horn. I ragazzi del team, negli occhi di tutti si vedeva tanta gioia, tanto sollievo, e comunque un obiettivo raggiunto per tanti di noi, un obiettivo raggiunto anche in giovane età, nel senso che la maggioranza del nostro equipaggio sono degli under 30, e essere tutti assieme a Cap Horn è stato incredibile. Penso che Dick Affari abbia fatto un lavoro eccezionale nel mettere insieme un team forte, ma allo stesso tempo un team di amici. Penso che quello sia stato il momento più bello finora di questa tappa. Il momento più brutto,
Bah, sicuramente la notizia dei ragazzi di Scaligo, quando abbiamo saputo di John, è stato un colpaccio per tutti. Io personalmente lo conoscevo abbastanza bene, diciamo l'ho conosciuto durante questa regata, quindi per me è stato un momento abbastanza duro. Ancora non riesco quasi a immaginare il fatto che non lo rivedremo più in giro, però purtroppo fa parte del rischio che uno corre per fare questa regata. È già successo in passato, purtroppo succederà forse di nuovo in futuro. È un oceano veramente dimenticato da Dio, quello del Southern Ocean, quindi diciamo che prendiamo dei rischi. E poi sì, un momento difficile per noi personalmente a livello di team è stato quando, dopo il passaggio di Capo Horn, abbiamo avuto un problema all'albero, quindi abbiamo dovuto navigare a velocità ridotta con tre mani alla randa e il J-Free, di riuscire a risolvere il problema. Purtroppo è dove abbiamo perso tante miglia di distanza con i primi, perché a Capo Horn eravamo tutti i primi 4-5 all'interno di 4 ore, quindi è stata sicuramente una cavalcata veloce. E poi purtroppo il problema all'albero ci ha fermati, però insomma Vestas nelle stesse condizioni ha rotto l'albero, noi invece adesso siamo capaci di navigare di nuovo con piena potenza fino all'arrivo, quindi diciamo che sì, è stato un momento brutto, ma siamo riusciti a risolverlo. Qual è la prima cosa che chiederai quando arriverete ai TGI, Francesca? Va, una pizza probabilmente, una caipirinha, sicuramente sì, sicuramente una caipirinha per restare un po' più sul locale. E magari una pizza non sarà buona come quella in Italia, la mozzarella di bufala buona, ma insomma cercheremo di trovare qualcosa di simile. Un'ultima cosa, vuoi salutare e magari dare un messaggio ai tuoi tantissimi fan in Italia? Vuoi e ti aspettai dopo tanto. Ma guarda, sentiamo l'affetto di tutti ogni giorno, quindi per me è un onore poter rappresentare anche l'Italia in questa regata. Ho rappresentato il mio paese tanti anni nella vela olimpica e poterlo fare adesso in una regata di questo livello è incredibile, quindi per me è già un sogno essere qua e ringrazio veramente tutti quelli che ci stanno supportando anche il progetto. Non è solo una regata, ma è un progetto anche che abbiamo dietro, allo stesso nome della barca, Turn the Tide on Plastic, quindi cerchiamo di portare avanti un progetto di un messaggio di sostenibilità ambientale su plastica nei mari che purtroppo vediamo sempre di più e veramente nei posti più remoti al mondo. Quindi continuate a seguirci, continuate ad appoggiare il nostro progetto perché è un progetto molto importante. Sicuramente fa piacere a tutti ricevere dei bei messaggi ed incoraggiamento nei momenti difficili, quindi veramente ringrazio tutti e ringrazio soprattutto anche la mia famiglia che mi permette di stare via da casa 9 mesi quasi senza poterli vedere, quindi insomma, mi mancano, però è comunque un'esperienza incredibile. Grazie Francesca, buon vento, siamo in Brasile. Grazie a te, ciao, a qualche capirigna in Brasile. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie, prego.